22:09, ha detto poco fa Matteo Renzi, via dalla palude al governo fino al 2018, ormai il dado è tratto, domani Enrico Letta va al Colle a rassegnare le dimissioni nelle mani del capo dello Stato Napolitano e vedremo se cambierà concretamente qualcosa per le famiglie e per le imprese che finora sono state completamente abbandonate. Allora, riprendiamo da Mirella. Allora, intanto volevo ringraziare il Presidente della provincia Muraro perché mi ha dato una grande opportunità, un sito grande. Pensate cosa ho raccolto e qui devo ringraziare veramente i volontari perché venerdì e sabato, lì parlando di Preganzol, hanno lavorato talmente tanto, ma non solo dopo là, anche a portare via e portare tutta la roba al banco alimentare e l'hanno pure contata. Sentite cosa ci hanno portato le famiglie lì parlando. Solo i numeri grandi senza contare poi tutte le cose piccoline. 726 litri di latte, 881 kg di pasta, 234 kg di riso, 338 kg di zucchero, 90 litri di olio, 357 bottiglie di passata, 640 barattoli di pelati, 1089 scatole varie tra tonno, piselli, patate, fagiolini, di tutto, 87 pacchi di caffè e orzo, 638 confezioni di dolce e salato, 13 kg di sale e 697 tra omogeneizzati, pannolini e cose varie per i bambini. E vi ho dato solo i numeri grossi, senza contare i formaggi freschi, tutte le altre cose, le caramelle. Perciò pensate e sentire la gente che ci dice grazie di essere qua, grazie di fare qualcosa, è una cosa talmente grande questa solidarietà, è questo coinvolgimento delle persone in questo momento terribile che capiscono che bisogna fare qualcosa e loro ti portano da mangiare, perché è la prima cosa che soprattutto serve a una famiglia, il mangiare. Vedete quando noi portiamo queste borse della spesa e tanti ci dicono ma la borsa della spesa che portate di Rete Veneta non è quella che si vede al banco alimentare, certo, però la borsa che portiamo a Rete Veneta la portiamo una volta, mentre le persone al banco alimentare possono venire tutti i mercoledì, perciò è giusto dare qualcosa a tutti. Se c'è qualcuno che non va bene io non so cosa farci, perciò pensate cosa lavorano questi volontari, cosa raccogliamo e tutti i mercoledì avete una borsa della spesa, più 10 capi di abbigliamento, più un paio di scarpe, più la coperta, più la trapunta, più i seggiolini, più i pannolini per i bambini. Io non so più di così cosa si può dare. Adesso poi grazie anche a tutti i presidi dei forconi, ogni settimana ci arriva la verdura e la frutta. Perciò integriamo, assessore, come diceva giustamente lei, alla lunga conservazione, queste cose importantissime per, soprattutto per i bambini, ma non solo, anche per gli anziani, la frutta e la verdura, e sono prodotti del nostro territorio. E soprattutto qualcuno che non li mangiava più per vari motivi stanno riassaporando, ad esempio la verza, il cavolo, tutti i prodotti che magari erano stati messi un po' così per vari motivi sono ritornati nelle nostre cucine e questo mi fa molto piacere perché spero che anche i bambini che diventeranno ragazzi cominciano a mangiare un po' di frutta e verdura, perché vi posso assicurare che ci sono ragazzi che non sanno neanche cos'è la frutta e la verdura, non ne vogliono sentir parlare. Cioè questa crisi dovrà imparare anche a certe famiglie, e forse è d'accordo su quello che dico? No, pensavo che anch'io devo imparare a mangiare più frutta. Brava, ecco, su questo ho ragione, sì, vero? Ragione. Mi sono accorta che tanti, quando nominavo la verdura e la frutta, mio figlio non la mangia. Adesso però che la cucina non butta più come prima, quando la pancia, ecco, ha fame, si mangia un po' di tutto. Perciò ringrazio, ma soprattutto i volontari, scusatemi, ma un ringraziamento, perché voi non avete idea cosa vuol dire portare a casa tutta questa roba, poi scaricarla, poi fare le borse, poi prepararla, è una cosa, io veramente grazie, sono orgogliosa di queste persone e sono anziani che lavorano al freddo, perché li ho di tutte le età, sono persone che erano in grave situazione e li ho messi a lavorare, perché sennò, come diceva
diceva giustamente l'assessore, vanno fuori di testa. Spero di riuscire a fare anche del lavoro, dare lavoro a queste persone, perché il lavoro sarebbe giusto anche pagarle. Adesso stiamo con la regione mandando avanti questi progetti di lavoro, perché la comunità europea finanzia questi progetti ed è giusto pagare queste persone che lavorano così tanto, perché veramente lavorano. Allora, noi mi sono accorto una cosa, che qui in Italia paghiamo le persone che non fanno niente, ma li strapaghiamo, e le persone che lavorano non vengono pagate. C'è una cosa da fuori di testa. I parlamentari, effettivamente. Ho ragione. Cioè, le persone che non lavorano, che chiacchierano, che mangiano continuamente, vengono anche pagate. Gli operai che lavorano anche in certe situazioni drammatiche, perché lavorare alle catene di montaggio, io l'ho vista, è una cosa da fuori di testa, compresa sabato e domenica, sono dei lavori usuranti che io li manderei in pensione a 40 anni, non a 60, perché veramente sono dei lavori che, oppure quelli che lavorano sulle strade, li ho visti anche domenica. A proposito, direttore, posso dire una cosa? Certo. Domenica sono andato in Friuli, c'è l'autostrada bloccata e nessun cartello che diceva che non si poteva andare nell'autostrada. Cioè, ci hanno fatto fare dei giri del globo senza nessuna segnalazione. Io la trovo scandalosa. Mi sono fermata a un distributore di benzina per sapere cosa sta. Ha detto, pensi lei, anche un turista che viene magari, non facciamo fatica noi a capire cosa sta succedendo, pensate voi. Cioè, non c'è neanche informazione di queste cose. E vedere questi operai di domenica, e poi dicevo, chissà questo qua quando andrà in pensione, non andrà mai. Perché erano anche ragazzi giovani che stavano lavorando, perciò io penso che bisogna, Antonella, e qua dico anche all'assessore, anche a Grigoletto, cioè rivedere tutti i meccanismi, perché è tutto sbagliato qua, ma è proprio tutto sbagliato. Allora, intanto con queste dispute tra i politici e il PD si dimentica che non si parla più dei barconi che arrivano ogni giorno e portano via risorse ai veneti. Io ringrazio Marco Dolfin, che ha lasciato il posto a Davide Rossi, un altro disoccupato. I disoccupati, le persone che hanno problemi, hanno ovviamente la precedenza in questo studio. Davide Rossi, lei, buonasera, è un padre separato, no? Ecco, è una categoria di cui si parla tantissimo proprio per l'indigenza che la contraddistingue, cioè gran parte dei padri separati, si dice e si vede, si trovano in condizioni economiche difficili. Sì. Ci racconti un po' la sua... Ma intanto volevo... Buonasera. Buonasera. Intanto volevo ricollegarmi a quanto Cosimo ha detto precedentemente. Io sono un padre separato, certo, ma sono anche un padre separato che è un po' più fortunato anche degli altri, perché in qualche modo io ho un piatto di minestra, come si può dire, ho un tetto sopra la testa e riesco in qualche modo a vivere in maniera dignitosa, voglio dire, senza farmi mancare il basilare, insomma, ecco, le cose più importanti. Io proprio per questo, io poi ho conosciuto Cosimo l'anno scorso e ho conosciuto la sua storia e sono rimasto colpito come cittadino, non tanto come padre separato, certo, perché sono sensibile ai problemi padri separati, ma sono stato colpito come cittadino. Ma com'è possibile che questa persona, che condivide in forma diversa, ovviamente in maniera più drammatica, un problema che ho anch'io, rimanga fuori di casa, dorme in un furgone, si sposta da un parcheggio all'altro, si mette vicino a una strada, al bordo di un parco? Insomma, sono rimasto veramente come cittadino colpito. No, ho rifiutato questo, non voglio che sia così, è una bruttura, per me è una bruttura. E allora non potevo assolutamente tirarmi indietro, ho aperto i cancelli di casa mia e l'ho voluto ospitare nel giardino, perché la prima cosa che io mi sono detto, ma questa persona dove va di notte? Dove dorme? Allora ho voluto fare così, accoglierlo. Mi sono sentito forse una persona migliore, senza dubbio. Abbiamo condiviso un problema che è comune, ma sicuramente in un certo senso mi sono sentito meglio, anche un po' con la mia coscienza. Ripeto, sono un padre separato anch'io, sono un contrattista quando contratti lavoro, quando non ne contratti un lavoro, però sono più fortunato.
Ecco, questa è stata un po' la mia storia. Senta, Cosimo ha una figlia di 16 anni, mi pare. 13 anni. 13 anni, sì. Lei ha un figlio di 13 anni, insomma. Ecco, nel suo caso è stato affidato alla mamma? Sì, sì, sì. Sì, sì. Perché cioè il più delle volte è così, no, sempre avvocato? Sempre la mamma e mai padre. La mamma. L'unica cosa che posso dire, nel caso suo, essendo disoccupato, purtroppo i giudici comunque danno un assegno di mantenimento, ma anche sotto i 150 euro se sono disoccupati. No, io non ho neanche quelli da dargli, quello è il problema. Lo so. Finché certo. L'avevo dovuto dargli. Cioè, si può chiedere una modifica delle condizioni di separazione. Sono però. 6 mesi che non do più niente a mia figlia, 6 mesi. Uno, due, ma sei. Non capita mai che il figlio o la figlia vengano affidati al padre? È rarissimo, solamente se ci sono dei gravi disturbi di personalità della mamma, perché per legge naturale l'accordo è sempre con la mamma. I padri separati sono riusciti a fare ad ottenere la buonissima legge sull'affidamento condiviso, ma di fatto però è di difficile applicazione, perché l'affidamento condiviso significherebbe 3 giorni con la mamma, 3 giorni col papà, il che è praticamente impraticabile. Comunque c'è proprio una lotta, c'è anche un'associazione dei padri separati, mi pare che tra gli esponenti di rilievo ci sia Tiberio Timperi, che però non riescono. Ma, da che punto di vista sono penalizzati per questo? Perché il collocamento prevalente è sempre con la mamma, perché anche i nostri giudici preferiscono che comunque l'alveo materno sia il punto di riferimento del bambino con la madre. Poi molto spesso, devo dire la verità, ci sono dei padri che veramente lottano fortemente. Ma a volte, in una maniera, diciamo, cioè, così non offensiva, ma insomma molto diplomatica, a volte ci sono parecchie mamme che, diciamo così, cercano anche di invitare il figlio ad essere, diciamo così, più dalla loro parte, cioè, non facendo un lavaggio psicologico, anzi tutt'altro. Ci sono tante mamme che invece vivono storie difficilissime e sono anche magari proprio maltrattate dall'ex marito, però insomma nella maggior parte dei casi succede che a volte insomma anche il figlio, che peraltro, parliamo anche dei figli, il terzo soggetto che è il figlio, molto spesso poveretto vive dei drammi pazzeschi, perché è sballottato da una parte e dall'altra, e molto spesso per non far dispiacere alla mamma va contro il padre e viceversa, e sono cose difficili. E quindi la separazione è un grande fallimento, lo anche dico. Dal punto di vista economico, però ci sono dal dei punto grossi di vista economico problemi, perché la mamma, cioè la madre che di solito ha il prevalente collocamento del figlio, ha diritto alla casa, perché c'è un minore e comunque anche se diventa di maggiore età poi bisogna, diciamo così, consentire l'abitazione fino a che non è economicamente autosufficiente, dice il codice civile, quindi significa che potrebbe anche rimanere a casa fino ai 35 anni se non è economicamente autosufficiente, e ha diritto ad avere la casa, l'assegno di mantenimento e molto spesso anche a pagare la rata di mutuo. I giudici o che le istituzioni dove dargli qualcosa al padre pur per abitare e un minimo mantenimento anche se non ha un lavoro, secondo mia opinione. Sì, ma quello per è non per esiste tutti, per quello per tutti, sì, scusi un attimo assessore, per quello per tutti, cioè qualsiasi giudice non toglierà mai l'assegno di mantenimento, ma anche 100 euro simbolico, ecco, consideriamo anche il fatto che il non pagarlo contribuisce ad assommare, perché magari fra 5 anni li potrebbero fare un bel decreto ingiuntivo anche di 40-50 mila euro, conteggiando tutti i mesi che lei non ha pagato. A me ha risposto: o lavori o non lavori, lei ti potrà rubare, ti potrà lavorare in nero, ma 400 euro a tua figlia devi dargli. Questi sono i giudici in Italia. Se io non lavoro, come faccio a dargli? Che proprio perché la categoria di padri separati è la categoria di nuovi poveri, noi appunto come amministrazione abbiamo previsto nel bando ATER un criterio aggiuntivo, perché chiaramente noi le case le possiamo dare con bando ATER, non possiamo darle. Certo. Abbiamo previsto proprio un criterio aggiuntivo per questa categoria di padri separati, ben coscienti che il problema è veramente un problema enorme. Abbiamo la perdita della casa, è una cosa enorme. Invece in Veneto no. Noi abbiamo fatto come comune, abbiamo messo la Regione Lombardia ha stanziato per padri separati, invece in Veneto no. Rossi, lei su questo? Che... Ma io vorrei fare un po' più ampio in generale. Il problema, a mio avviso, è proprio a livello di sistema. Cioè, secondo me, dalle percezioni che ho avuto e anche dalle storie che ho sentito di molta gente
padri separati come noi, come Cosimo. Io credo che l'attuale legge, che si basa sull'articolo 155, mi corregga. La 54 del 2006, esatto, che è una buona legge. È la quater. 54 del 2006, sì, okay, che ha modificato il codice civile. Esatto. Però, buona legge, eh? Sì, sì, ma però non mi sembra, dalle storie che vengo a sentire, non mi sembra molto rispettata. E allora io mi domando perché. In fondo quello che noi padri separati, credo, parlando a nome un po' di tutti, insomma, non vogliamo la prevaricazione sull'altra parte, ma vogliamo la parità dei diritti in generale. E questo secondo me passa attraverso una revisione onesta, corretta, cioè un padre separato come una madre separata, perché ci sono anche delle madri separate che effettivamente si trovano, anche se in minora proporzione, ma che effettivamente si trovano nelle condizioni simili alle nostre, no? Allora ci vuole la legge, devono esserci delle istruzioni su questa legge presente, come dice l'avvocato, è una legge in cui i basamenti sono validi, ma però bisogna dare le istruzioni per poterla poi condurre se no io ho l'impressione che la legge c'è, ok, ma che non dice niente, dice a volte una cosa però viene interpretata in un'altra maniera. Dico solo anche, allora, la legge del 54 del 2006 sull'affidamento condiviso, che tutti i giudici applicano, consentirebbe al padre e alla madre di vedere il figlio nei tempi di permanenza, dovrebbero essere uguali, quindi 3 giorni da uno, 3 giorni dall'altro. La difficoltà non sta nella decisione del giudice che la applica, il problema è che poi molto spesso è difficile per i genitori prendere questo figlio e, scusatemi il termine, utilizzarlo come un pacco postale, perché deve stare 3 giorni da uno e 3 giorni dall'altro. A quel punto cesserebbe anche l'assegno di mantenimento, perché ognuno lo manterrebbe, si chiama mantenimento diretto. Io però non lo vedo mai, perché è complicatissimo fare 3 giorni da uno, soprattutto se sono bambini piccoli. Allora, qualcuno ironizza giustamente, secondo me, su genitore 1, genitore 2, no? Perché non si può più dire padre e madre, ma genitore 1, genitore 2. Senta, avvocato, ma se la mamma a cui è stato affidato un figlio si risposa, diciamo, no? Perché può capitare, si separa, certo, si risposa. Cosa succede dal punto di vista alimenti in questo caso? Assolutamente niente, perché l'assegno di mantenimento per il minore o per il maggiore va sempre dato fin tanto che non è economicamente autosufficiente, per cui cessa l'assegno divorzile per la signora perché si risposa, ma l'assegno di mantenimento per i figli, che consideriamo c'è, cioè, il fisso del mantenimento, più poi ci sono le spese straordinarie, che sono tutte quelle spese extra per lo sport o per problemi di salute, o anche spese straordinarie per la scuola, che incidono, a volte le spese straordinarie incidono il 30-40%, un genitore viene a pagare tipo 600 euro se ne deve dare 400 al mese, perché magari ci sono gli interventi dal dentista che vengono tutti pagati alla metà, per cui il costo purtroppo del mantenimento è per il genitore che deve versarlo, padre, per tutta la vita, fin tanto che il figlio non diventa economicamente autosufficiente. Poi ci sono le aberrazioni dell'ingegnere, che siccome non trova un posto da ingegnere fino ai 40 anni viene mantenuto dal padre. E poi paradossalmente ci sono quelli che si separano per avere vantaggi fiscali. Certo, ma quello è per i due genitori, certo, dove ci sono i vantaggi fiscali, soprattutto nel momento in cui c'è una separazione dei beni, per cui il creditore non può aggredire l'altro. Ma invece per i figli purtroppo per loro ci sarà sempre. Ecco, sì. Purtroppo per i genitori, faccio a dargli un minimo sostentamento? Come fa? Devo andare a rubare? Non so. Perché non avendo lavoro, per giudice, lei dice, devo io come faccio? Per dargli un minimo sostentamento? Come faccio? Questo è. Ma per quello io ci ho provato, Allora in Italia c'è il 50% della corruzione dell'intera Europa. Berlusconi si è comprato perfino il governo sottraendolo a Prodi, e questa era la compravendita dei parlamentari a cui accennava prima Grigoletto, con il presidente del Senato Grasso, che come sapete si è costituito parte civile nel processo contro Berlusconi per questa storia, per questa vicenda, e scatenando grandi polemiche. Cioè, scusi, faccio andare un servizio e poi torno da lei. Adesso, dopo tanti anni, e grazie agli spettacoli di Cristicchi sulle foibe, ho capito a 67 anni perché la sinistra impera. Un profugo istriano l'altro giorno, come sapete, giorno del ricordo, finalmente
ci si ricorda in maniera così adeguata e molto così significativa dell'esodo degli istriani, dei dalmati, dei giuliani e delle famose, tristemente famose foibe. Allora vediamo un servizio sull'elettrico e poi torniamo da Grigoletto. L'azienda probabilmente puntava sul fatto che la paura della crisi, il peso di ciò che sta accadendo, portasse la rassegnazione fra le file degli operai. Ebbene, non è così, l'abbiamo dimostrato a Susegana, lo stiamo dimostrando anche a Porcia, a Forlì, a Solano. Siamo pronti a batterci per difendere l'occupazione, l'industria e un salario dignitoso. Nell'accordo del 2013, del 22 marzo 2013, noi abbiamo definito con l'azienda che la missione industriale di Susegana è produrre frigoriferi ad incasso, quindi in stretto collegamento con la filiera dei mobilifici. Questo serve innanzitutto ad evitare un numero di esuberi molto significativo. Ricordiamo che nel piano industriale originario dell'azienda abbiamo 331 esuberi per Susegana, su una platea di circa 1000 lavoratori, poco più. Inoltre, delocalizzare il Cairo 3 significherebbe iniziare a disimpegnare la produzione di frigoriferi dall'Italia all'Ungheria. Electrolux incomincerebbe ad allocare altrove ciò che invece rientra nella missione industriale della fabbrica di Susegana. Noi siamo in attesa di quanto potrà accadere lunedì presso il Ministero, il MISE, il Ministero dello Sviluppo Economico, sempre nell'auspicio che nel frattempo non cada un governo, che è un altro dei problemi di questo paese, l'instabilità. Ci auguriamo che questa riunione produca un cambiamento di linea da parte della multinazionale. Se così sarà, il blocco potrà essere, il presidio potrà essere tolto o comunque modificato. Allora, ovviamente con la staffetta Letta Renzi, il terremoto all'interno del governo, ci sarà un maxi rimpastone, si fanno già tanti nomi, sicuramente verranno estromessi il ministro dell'economia Saccomanni e il padovano ministro dello sviluppo economico Flavio Zanonato e poi molti altri di questo esecutivo. Allora, Stefano Grigoletto? Sì. Riguardo al messaggio di prima che sulla compravendita dei parlamentari, cioè sì, non si è costituito parte civile neanche Prodi, che era la parte, diciamo, che in teoria c'è. In più si ricordano tutti che il governo non è caduto per il senatore De Gregorio, è caduto perché l'inchiesta Why Not aveva preso sia Mastella, che era ministro della giustizia, sia sua moglie, e tra l'altro poi De Magistris, mandando in giro circa 200 avvisi di garanzia, con quell'inchiesta si è fatto la campagna elettorale ed è diventato poi il sindaco di Napoli. Cioè, le cose sono andate in questo modo. Cioè, più che in più abbiamo Grasso, che secondo me ha fatto un errore gravissimo, ha confuso l'aula del Senato con l'aula del Tribunale, insomma, che non ha nulla a che vedere. Costituire parte civile cosa vuol dire? Fabio Fazio era litizzetto comunisti per 5 giorni del festival, 600.000 euro a testa. Beh, complimenti, insomma, no? Ma sono tutti stipendi astronomici e la RAI continua tra l'altro a fare assunzioni, altri 1000 giornalisti come se quelli... Non capisco però perché non si fa la battaglia parlamentare per l'abolizione del canone RAI. Hanno dato 3 euro in busta paga al mese in più ai dipendenti, il canone RAI costa oltre 100, è un obbligo di legge, secondo me assurdo, che si faccia una battaglia su sta roba, no? Cioè, voglio dire, non c'è mai stato nemmeno mezzo commento da parte del governo. Guardate Focus, invece di guardare Sanremo, sarà difficile comunque grazie ai volonterosi che rinunceranno alle serate collegati col teatro Ariston, che fanno sempre milioni di ascoltatori. Allora vediamo un altro servizio, torniamo ai veneti più che schiacciati dalla crisi, in apnea per colpa delle alluvioni, con le case devastate dagli ultimi allagamenti. Vediamo questo servizio che viene da Est, vediamo. Sì, ma promettono e poi alla fine non fanno niente, 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 via l'acqua e via i discorsi. Il lavoro prima, comincia prima a fare qualche lavoro. Siamo un po' abbandonati con tutto. Dimenticati, lasciati soli con l'acqua che ha invaso i loro campi. La rabbia degli agricoltori della Bassa Padovana. I loro terreni costeggiano il Fratta Gorzone. Qui siamo a Vighizzolo d'Este e da anni chiedono che venga fatto qualcosa. Ora l'ennesimo allagamento. A 100 centimetri di acqua, quindi un metro da mezzo, arriva proprio davanti a casa. Quindi, ma sono 10 anni che abbiamo l'acqua qui.
Quando questa pompa si ferma, l'acqua invade i terreni. Ci siamo trovati ad avere tutti gli impianti idrovori lungo l'asta fluviale del Frata Gorzone bloccati e questo è il risultato che vediamo tutti. Una stima dei danni è impossibile al momento, perché riguardano non solo il raccolto, ma anche il ciclo vegetativo. Si perde anche la concimazione. Un'esondazione, diciamo, indiretta, perché dal fermo delle idrovore, per la criticità degli argini e dell'alveo del Fratta, ovviamente questo comporta un allagamento esteso su tutte i terreni che sono lungo l'asta del Fratta Gorzone. 6.000 gli ettari allagati, campagna che corre lungo l'asta del Fratta Gorzone, tra i comuni di Castelbaldo fino ad Anguillara. Il canale deve essere dragato. L'ultimo intervento di questo tipo, secondo la memoria degli agricoltori del posto, risale al 1938. Allora, servizio di Francesco Ratai. Senta, Aleso, lei segue un po' la politica, ha visto le ultime ore, la staffetta, sì, Metta, cosa ne pensa? Come penso? Che sinceramente non è roba che ci interessa a noi, perché noi sinceramente vogliamo qualcosa di più concreto, perché ci serve il lavoro, E per me punta su Renzi, Letta, chi vuoi, però no, che faccia qualcosa per la gente che non riesce mai a tirare al domani, no a fine mese, a domani. Perché mi vorrei ringraziare il cielo dove va mio figlio, che ogni giovedì mi dà 3 filoni di pane. E mia suocera, che a giovedì mattina va al mercato e mi fa sempre la borsa. E dopo, vabbè, che altra gente, anche amici che mi dicono, se sento qualcosa che cercano gente, te lo saprò dire. Ma comune a San Martino, provincia di Verona, fabbriche hanno chiuso tutte, cioè è una desolazione totale. E parlo di fabbriche che davano lavoro a 100-120 persone, hanno chiuso 4-5 in giro di un anno e mezzo. San Martino Lupatotto? No, San Martino Buonalbergo. Buonalbergo, sì. È un comune provincia a 10 km fuori Verona. È vero, c'è anche una grande azienda editoriale che è l'Atesis, che stampa l'arena di Verona. Sì, anche quella ha chiuso, aveva un capannone lì di non so quanti operai, circa 200. Sono riuniti con la sede principale e lì ci sono capannoni vuoti a perdita d'occhio. Purtroppo lavoro non ce n'è, non solo né a San Martino, ci fa fatica proprio il comune di Verona, non so perché a Verona lavoro non ce n'è più. Lo diceva ieri l'assessore Sennaggiotto, ci sono tanti imprenditori che hanno capannoni ormai non utilizzati, gli devono pagare l'IMU, devono pagare comunque l'IMU e li demoliscono, cioè li buttano giù, oppure li regalano, dice ti prendi tu questo capannone che per me è diventato una palla al piede. Ce ne sono tanti a San Martino, ma tanti. In politica Giorgio era una persona buona ed onesta che è partita dal nulla. Arrivederci Giorgio. Giorgio Zanardi, un editore molto noto, molto stimato anche dai suoi dipendenti, avete sentito nel servizio precedente, che purtroppo si è tolto la vita. È l'ennesimo suicidio in questo territorio, perché la cosa veramente sconcertante è che se andate a contare il numero dei suicidi in Lombardia e in Piemonte è di gran lunga inferiore, anzi ma proprio non c'è da fare confronti. Significa che qui ci sono i samurai del lavoro, questi è una questione di onore, loro si sentono distrutti dal fatto di non poter pagare gli stipendi o di dover chiudere un'azienda, non ce la fanno, e ci sono quelli che li spingono in questa direzione con tasse astronomiche, pressione fiscale al 70%, parlano di cuneo fiscale, non sono mai intervenuti, iniziative per aiutare i giovani, l'occupazione mai viste, e questo è. Il 18 a Roma, rete imprese, non rete veneta, ma insomma noi seguiremo questa grande manifestazione, 200.000 persone da tutta Italia nella capitale per protestare. Professoressa, ecco, i ragazzi, secondo lei anche giovani come quelli a cui lei insegna, sono consapevoli di questa situazione? Sono
così a disagio anche loro perché lo scenario che gli si prospetta è sempre, sempre molto difficile, molto preoccupante, oppure no, sono giovani e pensano ad altro? Beh, di crisi a scuola si parla, i ragazzini sono molto curiosi, vogliono, la cosa che mi sorprende a volte è che vogliono delle spiegazioni tecniche, cioè hanno bisogno di capire. E purtroppo le classi in cui io lavoro sono classi di ragazzi veramente giovani, pertanto affrontare problemi di politica, economica è impegnativo con loro. Però hanno le loro piccole testimonianze da portare in classe e poi dobbiamo dire che ovviamente le situazioni sono diverse da famiglia a famiglia e anche nella nostra scuola ci sono ragazzini che sono più toccati vicino. Insomma, da problemi di lavoro, in famiglia. Certo. E ragazzini che invece vivono in un mondo davvero edulcorato e, diciamo la verità, una fetta di società che sta ancora molto bene nel nostro territorio c'è. E cerchiamo quindi soprattutto di sensibilizzare questi ragazzi innanzitutto nei confronti di una realtà per quella che è. Perché a volte, come dire, davvero condividere la quotidianità anche in classe con dei compagni che hanno dietro tutto un altro percorso, tutta un'altra storia, tutta un'altra situazione sociale, non è scontato, ecco. Bisogna accompagnarli in questo percorso qui perché loro sono ancora piccoli e alcune cose le sentono, altre meno. Allora, invece bisognerebbe accompagnare sempre anche i corsi d'acqua, gestirli, e come si sta tentando di fare, si sta facendo in Regione Veneto tante opere già realizzate, però non è stato ancora messo in sicurezza il territorio. La precedente alluvione, il Piave, aveva dato il peggio di sé, ha creato gravi danni, Livenza anche, ma insomma questa volta il Piave ha prodotto degli allagamenti, per esempio a Santa Lucia. Vediamo cosa è successo. Sono le immagini dell'ennesima giornata di passione per le famiglie colpite dal maltempo nella Marca. Qui a Cimadolmo, come nel resto della pianura, il problema è la falda salita oltre il piano campagna, che preme soprattutto nei parcheggi sotterranei e nei piani interrati. Il fenomeno dei fontanazzi per la prima volta si manifesta passando le fondazioni e i pavimenti di cemento, eventi che non potranno essere ignorati nella progettazione dei nuovi edifici in tutte queste zone. In pedemontana invece è l'acqua di dilavamento che riemerge dove un tempo esistevano fonti e piccoli torrenti. Anche in questo caso costruire senza tenere conto del territorio ha comportato danni e disagi difficili da dimenticare. Eppure c'è chi dagli errori passati ha messo in atto degli interventi che oggi si sono rivelati strategici, come a Santa Lucia di Piave. Infatti la Regione ha chiesto se avevamo avuto danni e io ho detto no, perché noi abbiamo fatto i lavori e grazie a Dio sono dimostrati positivi. Nonostante le intense piogge, i risultati del lavoro che abbiamo fatto l'anno scorso con la riapertura dei fossi, la realizzazione di alcune vasche di riempimento ha dato i suoi frutti. Le zone critiche che erano in due o tre posti a Sarano e nella bassa verso il Piave, in cui le strade venivano occupate dalle acque, non si sono più ripetute. Sono veramente soddisfatto di questi 50.000 euro che abbiamo investito l'anno scorso perché il risultato si è visto. Sindaco che ha cercato di rientrare con la Regione degli investimenti fatti. Però ho chiesto, ma visto che abbiamo speso soldi l'anno scorso, qualcosina ci date? E no, ci hanno detto, voi non avete avuto danni. Beh, insomma, bisognerebbe anche investire per fare la prevenzione. Servizio di Lucio Zanatto, rettifico, non è colpa del povero Piave, insomma, qui sono le falde che salgono anche per via dei fiumi che non trovano sfogo, però insomma è colpa della pioggia intensissima, ha piovuto più che nel 2010, l'anno orribilis della grande alluvione. Gente, ma che ci vuole a fare i forconi a Sanremo? Basta sintonizzarsi su Rete Veneta per quelle sere alla faccia dei milioni che costerà. Molto gentili, grazie. Allora, torniamo dall'assessore. Allora, assessore, tante iniziative, diceva Mogliano, a Mogliano Veneto. Tra l'altro era di Mogliano, Mirella, quel benzinaio che era stato tra i primi ospiti e che tu avevi aiutato. Distributore.
A Mestre, sì. Ma volevo chiedere una cosa all'assessore, ma ci sono queste case atte da dare alle persone in difficoltà? Ce ne sono molto poche, perché ma in realtà ce ne sono molto poche. Abbiamo poi a Mogliano anche un grosso problema di emergenza sfratti, perché chiaramente è un comune importante vicino alla periferia di Mestre, quindi con la perdita del lavoro, come si diceva prima, c'è anche la perdita della casa, perché chiaramente non si paga l'affitto, non si paga le bollette, si paga della casa, quindi moltissimi sfratti anche per morosità. Noi siamo un comune con emergenza abitativa già dichiarata nell'85, quindi abbiamo la possibilità di dare una parte delle case ATER proprio per temporaneamente, per appunto mettere a posto queste famiglie che sono sulla strada. Stiamo facendo un'importante opera anche di tra virgolette di pulizia, perché in realtà poi è necessario fare un controllo su chi detiene l'ATER, detiene la casa ATER, perché non sempre le condizioni che c'erano prima quando c'è stato data la casa sono rimaste, quindi in realtà abbiamo fatto un protocollo con la Guardia di Finanza per controllare proprio le situazioni. Diciamo così che spesso i più attenti a queste situazioni sono proprio i nostri cittadini che ci vengono a riferire di situazioni anomale. Quindi abbiamo preso questa iniziativa di rimettere un po' a posto anche queste situazioni di case. Quindi abbiamo avuto infatti qualche giorno fa degli sfratti importanti con una grande anche manifestazione da parte del collettivo ZTL che sta andando in giro di qua e di là a difendere. I due casi che avevamo, il primo caso abbiamo fatto 15 proposte di casa ATER, una signora che non ne ha voluto sapere, quindi insomma alla fine non siamo potuti intervenire nello sfratto, ma insomma con 15 proposte di case credo che uno possa anche accontentarsi. Nel secondo caso avevamo una famiglia che per 7 anni non ha mai versato il canone. Quindi avevamo un buco, tra virgolette, che hanno pagato i nostri cittadini moglianesi, di 45.000 euro, quindi insomma potevano portarsi a casa anche mezzo appartamento con questo investimento, degli errori che sono stati fatti nel passato, un certo buonismo, mi dispiace dirlo, ma anche della sinistra, dove bastava mettere la famiglia dentro e poi qualcuno ci pensava, tanto pagava l'ente pubblico, l'amministrazione vista come mucca da mungere, che ormai insomma non è più possibile questo. Quindi 45.000 euro di buco più altri 10.000 euro da rimettere a posto al proprietario la casa. Quindi insomma è giusto tutelare chi non ha la casa, chi fa il furbo però non è pugno duro con chi fa il furbo, bisogna anche tutelare qualche proprietario in realtà, perché il proprietario magari da sempre ha pagato anche l'IMU e poi si trova anche con l'appartamento sfasciato. Quindi insomma dobbiamo anche noi amministratori trovare un equilibrio su queste cose. Ma adesso in queste situazioni che non hanno più soldi da pagare l'affitto, mettiamo che per 2 anni non pagano più l'affitto, cosa succede? Beh, c'è lo sfratto per morosità nei casi con i privati in realtà, c'è stata la proroga e poi chiaramente c'è un problema. Poi dovremo valutare noi se ci sono delle condizioni dove è obbligatorio l'intervento del comune, cioè il comune non interviene in tutte le situazioni. L'obbligo del comune è quello di intervenire su famiglie con figli minori a carico. Certo, ma in questo caso cosa succede? In questo caso noi abbiamo attivato, proprio perché non vogliamo buttare la gente sulla strada, in realtà, abbiamo attivato una task force con varie professionalità per vedere tutte le possibili soluzioni nel caso. Cioè per esempio vedere se è possibile avere dei parenti, vedere se è possibile gestire meglio il bilancio, vedere se è possibile trovare anche delle situazioni, perché per esempio se c'è anche una rete familiare cerchiamo di attivare una rete familiare, cerchiamo anche di sensibilizzare le associazioni di volontariato, quindi si fa un lavoro molto molto importante che è quello di non arrivare quindi a buttare la gente sulla strada. Però è chiaro che se mancano le case il problema esiste. Sai perché le dico questo, assessore? Perché il problema delle case esiste. Come rete veneta siamo trovati con una famiglia di quarto d'altino sfrattata, al freddo, con minori. Il bambino non vuole più saperne di andare a scuola a 10 anni, è stato traumatizzato e il sindaco l'ha letteralmente messo su una strada. Io avevo chiesto gentilmente, cioè non è possibile mettere in pieno inverno una famiglia con 2 minori in una strada, per questo avevo chiesto se è stato fatto. Io dico anche sempre, effettivamente, come Stramarazzo, ma io parlo sempre come Stramarazzo perché diventa un provvedimento sicuramente traumatico per il bambino, per la famiglia e anche per il comune, perché i costi sono estremamente rilevanti, c'è anche l'inserimento in comunità,
che è sicuramente l'estrema razio, però voglio dire, piuttosto di metterlo su una piuttosto strada, di metterlo sulla strada, ecco, di, certo. Parliamo anche di cifre, perché poi il comune deve anche stare attento al patto di stabilità e alle cifre, eccetera, perché una famiglia di 4 persone o comunque un percorso all'interno di una comunità costa al comune un 200 euro al giorno. E magari sono famiglie che hanno figlie di 11 anni, quindi insomma capiamo che andare avanti per 7-8 anni e pagare 200 euro al giorno vuol dire non fare le strade, non asfaltare le strade o fare altre scelte. Quindi insomma si cerca di arrivare quindi a trovare soluzioni di tipo diverso, anche meno traumatiche. Allora, perché i matrimoni siano solidi bisogna che ci sia il reddito familiare garantito soprattutto per i figli. Noi leggiamo spesso gli sms per i nostri amici non vedenti. Anche a quel signore che purtroppo sì, l'assegno di mantenimento lo deve dare e anche la signora si può portare il figlio all'estero. Quella della straniera che ha avuto un figlio da un italiano. Se lo può portare all'estero deve però garantire i tempi di visita del padre. E ha diritto all'assegno di mantenimento anche in questo caso. Ha bisogno, cioè il padre deve sempre contribuire al mantenimento. E lì si parlava di convivenza, quindi non neanche di matrimonio. Sì, anche la convivenza. La differenza della convivenza è che non c'è l'assegno per la moglie, punto. Ecco, c'è solo quello di differenza, insomma. Se mancano i valori a molti italiani, come pretendiamo che li abbiano i nostri governanti? Se non ci fosse evasione, anche le tasse sarebbero più basse, perché l'evasione non è controllata, le tasse sì. Vediamo un servizio in tempi in cui aumentano i furti negli appartamenti, gli scippi, le rapine e le aggressioni, il furto delle biciclette. Vediamo. Secondo me passano con un furgone, perché le portano via direttamente col lucchetto e tutto. Sì, con furgone di quelli chiusi. Come già accaduto nel Trevigiano e Pordenonese nei mesi scorsi. Un altro furto consistente di biciclette, si parla di circa 100.000 euro di valore, è stato messo a segno nella sede della società professionistica Cannondale Pro Cycling a Sesto a Reghena, a 200 metri dal confine col Veneto e la località gruarese di Giai. Sembra che i furti di bici siano frequenti in zona. Ho sentito dire che hanno visto a caricare molte biciclette su un furgone, che poi queste biciclette non vengono vendute in Italia ma passano i confini, almeno per sentito dire, perché io non ho visto. La persona che le ha viste dice: ho visto caricare e ho guardato per curiosità, era, oltre che aver pacchi, pacchetti, pacchettini, era pieno di biciclette. Sono stati rubati componenti per bicicletta in dotazione alla società, una delle squadre di ciclismo professionistico più importanti in Italia e nel mondo. I ladri sono riusciti ad entrare nella sede della squadra e portare via telai, manubri e altri accessori per le biciclette da corsa, utilizzate tra gli altri da Ivan Basso e dal campionissimo Peter Sagan. Sembra che dopo aver scardinato il portone d'ingresso del magazzino, i ladri abbiano sottratto svariati telai e attrezzature utilizzate dal team nelle competizioni a cui partecipa in tutto il mondo. Il personale della società sta procedendo all'inventario degli ingenti danni, indagini in corso da parte dei carabinieri. La Cannondale fino a quasi 2 anni fa si chiamava Liquigas. I proprietari non parlano. Dal momento che ultimamente questo tipo di furti è in aumento, l'ipotesi più probabile è quella di un mercato estero, anche a detta di alcuni residenti che non sembrano sorpresi dell'accaduto. È un furto su commissione, per conto mio, perché hanno preso del materiale che a colpo sicuro. Dicono che ci sono bande specializzate per queste cose qua, no? Le posso dire una cosa, che io a Lignano ho 4 biciclette, no? Con 4 biciclette non ce n'ho più neanche una, perché non posso lasciarle fuori, perché se dimentico un attimino, poi ho provato, ti tagliano anche quel ferretto lì che assicura il lucchetto, no? Servizio di Ilaria Marchiori, Cosimo di Noi, lei diceva prima, ma io che devo fare se non ho lavoro, devo andare a rubare, no? Stavo dicendo prima. Come ci descrive la sua giornata tipo, cioè ha il furgone nel giardino di Rossi, che sì, la ospita? Sì, giardino di Rossi, ho la signora a fianco, la signora Claudia con 2 figli, ogni tanto sto là e do una mano perché sono operata al piede e fa fatica a camminare, faccio dei viaggi di legno con furgone, mi rendo utile, insomma. Bravo. Anche nella parrocchia ogni tanto mi chiamano per portare un divano, sedie, qualcosa, mi rendo utile i pochi giorni che mi chiamano, con un piccolo contributo di naffa del furgone mi mettono e li porto roba. Senta, conosce altri casi come il suo nella sua zona, voglio dire, persone, cioè, che padri separati ce ne sono tanti. Io vicino al comune che ho visto l'altra macchina rossa, tutte le valigie dietro e l'altra che dormiva dentro. Questa è la vergogna d'Italia.
E poi, un'altra cosa anche per Casellato, che si deve vergognare, perché a me non mi rappresenta né al Senato né come cittadino, come parlamentare e come sindaco, non mi rappresenta. E si deve vergognare un'altra cosa, perché io non sapevo dove mettere il furgone, lo mettevo di fronte al municipio per dormire la notte, chiamato i vigili per farmi multare anche il mio furgone, essendo vicino al municipio. Si deve vergognare. Adesso poi la sentiremo. Meglio vedere dimissioni, secondo me è meglio vedere dimissioni dappertutto, perché non ci rappresenta. Poi dovremo sentirla, così le darà una risposta e poi avrà anche diritto di replica, perché dobbiamo concedere a tutti la possibilità di difendersi da rimproveri, accuse, eccetera. Edilizia macinata, valore casa dimezzato, tasse triplicate, il sogno casa ora è incubo, grazie al genio Monti il Bocconiano. Grigoletto, torniamo a, voleva tornare agli allagamenti? No, visto che comunque la casa allagata è impraticabile, comunque comincia a essere un problema, anzi ricordo comuni come Caselle di Selvazzano, ricordo comuni come Veggiano, ricordo comuni come Casalserugo, Bovolenta, e soprattutto quello che è stato più colpito è stato Battaglia Terme, che a Padova ha fatto il disastro. Ecco, sarebbe ora ormai di trasferire la competenza non più all'assessorato, al presidente di regione o comunque alla, diciamo, alla, a una cosa di emergenza ogni volta che succede purtroppo l'emergenza, ma trasferire a un commissario che facesse una mappatura del Veneto dove ci sono da fare quei 700-800 interventi tra grandi e piccoli, fare una mappatura di quanto costa, inserire la cifra e cominciare a, diciamo, a mettere in sicurezza il territorio, perché non possiamo più avere questi disastri qua. Tra l'altro quello che è stato fatto anche da Zaia, che comunque ho visto che si è mosso su questo frangente, viene in qualche modo ostacolato poi dai ricorsi amministrativi degli enti locali. Ricordo il bacino di laminazione di Montebello, che ha due ricorsi, viene bloccato al TAR e automaticamente prima di 5 anni non vedi l'opera pubblica. A questo punto, se qualcuno ci sta anche guardando, per fatti di questa gravità sarebbe opportuno fare delle leggi speciali tipo legge obiettivo per passare sopra le amministrazioni quando ci sono, diciamo, delle situazioni che per il territorio sono di importanza vitale. Quindi esorto magari a dare un'idea, perché con la legge obiettivo per esempio abbiamo fatto il passante di Mestre. Non so se si possa riportare la stessa legge anche in questi casi, o comunque prego il Parlamento o la nuova maggioranza del Parlamento da domani, visto che si cambia, di prendere in carico con qualche legge speciale eventualmente territori a rischio come il Veneto, in modo tale da facilitare le opere pubbliche. No, mi ricordava, se, perché mi ricordava Mirella, che ne avevamo parlato fuori dalla trasmissione, che per esempio le marche da bollo sono passate il 2 gennaio, cioè il 1 gennaio, da 8 euro a 27 euro, ma vi rendete conto? No, il quadruplo, cioè non, per ogni atto che si deposita o in tribunale o comunque una pratica amministrativa, si è passati in un solo giorno dal 31 all'1 a più del doppio, ovviamente. Anche i ricorsi al TAR sono aumentati. Quindi vi rendete conto i soldi che al là delle tasse noi siamo costretti a pagare per le pratiche amministrative, e dove vanno questi due volte bolli che noi paghiamo da 8 a 27? Non è cosa da poco, eh? Non c'è dubbio, non pagando più le tasse si chiuderanno anche gli ospedali, questo Gandhi non lo diceva. Allora, tra l'altro diceva invece Ricoletta fino a poche ore fa che siccome lo spread è diminuito, il debito pubblico dice comincia a calare e le tasse non crescono più, ma mi sembra abbastanza sconcertante, allora che la ripresa era possibile. Hanno detto ormai tutti, lo stesso Mario Draghi, la BCE, le società che analizzano la congiuntura economica, che non c'è ripresa che tenga, cioè ormai è inutile che ci dicano che c'è o ci sarà ripresa, non c'è, l'ha detto anche Squinzi, insomma la produzione industriale è encefalogramma piatto, quindi di che ripresa si sta parlando? Mirella, allora. Della ripresa dipende se sempre i soldi
nostri, quella è la ripresa che sanno fare. No, io spero veramente che riescano a trovare lavoro, perché è una cosa drammatica, e se non ne andiamo fuori quei posti di lavoro non gira economia, non gira niente, perché se la gente lavora prende dei soldi e li mette in circolo, ma se non li prende cosa facciamo? Qui si chiude tutti veramente, cioè l'azienda Italia veramente cola a picco. Però io sono convinta che i soldi ci siano. Scusatemi, ma io sono convintissima che i soldi sono a Roma. È là la grande cassa, Roma e Bruxelles. Secondo me i soldi sono là. Vengono gestiti male, vengono dati ai soliti, sto parlando di grandissime imprese, e la piccola e media industria non viene tenuta in considerazione. Però io sono convinta che i soldi ci sono, perché le tasse l'italiano continua a pagare, poche, tante, prima, dopo, ma continua a pagare. Paghiamo anche l'aria che respiriamo. Prima Antonella diceva solo una marca da bollo, cosa è aumentata. Pensate quante marche da bollo in Italia girano tutti i giorni, dico questo per non dire altro. Perciò scusatemi, io vorrei finalmente sapere se qualche politico può rispondere dove sono questi bilanci. O sono falsificati i bilanci o c'è qualcosa che non torna ai conti, perché strade non le abbiamo, mezzi di trasporto non li abbiamo, vedete i treni, vediamo gli autobus, le corriere, tutto, tutto funziona male, e allora dove sono i nostri soldi? Ha risposto l'altra sera Bortolussi per quanto riguarda le tasse di scopo per le calamità, ha detto i soldi ci sono e sono 41 ecco. miliardi ecco. all'anno che dovrebbero essere destinati a opere di messa in sicurezza del territorio, e invece finiscono nel calderone, no? Allora vuol dire tappare i buchi del bilancio. Allora volevo, chiudiamo con la professoressa su questo sms. Oggi le docenti dei nostri ragazzi sono le Venier, le D'Urso, le Perego, le De Filippi. La scuola serve solo a garantire stipendi a ex sessantottini, lei nel 68 non era ancora nata. Parto con l'argomento del mondo delle idee. Per la sinistra. Però insomma la televisione delle Venier, delle Perego, qualche cosa diciamo... Sono state citate anche signore che sono fuori dal, come dire, da ciò che i ragazzi in realtà guardano, dei loro programmi, quindi certo. Insomma, no, non è così. Non è così, no? No, fondamentalmente no. Non sottovalutiamo i ragazzini. Non, cioè, senta, però ecco, un'altra sì. responsabilità, diciamo, dell'amministrazione, dei governi che si sono succeduti, è che gli insegnanti in Italia sono sempre stati... trascurati e maltrattati al di là di tutto, sì. cioè avete delle paghe, dopodiché uno che si sente sottovalutato e discriminato non sarà così entusiasta di fare un lavoro importante e anche molto entusiasmante se si è gratificati, no? Certo, diciamo che rispetto a questa annosissima questione io posso ritenermi fortunata. Data la mia età insegno, e questa cosa in Italia è già tanto, lei dice. No, non è tanto, è un miraggio, per la maggior parte dei miei coetanei è un miraggio. Sì, sì, il punto è che è una professione, secondo me, che se viene scelta in qualche modo deve essere quasi una missione, sì. e non è corretto, cioè non dovrebbe essere così. Nel senso che è una professione nobile come tantissime altre, e particolarmente importante, visto che l'Italia soffre, secondo me, un problema culturale di base in questo momento, e tutti i discorsi che si sono inanellati stasera poggiano poi su questa triste realtà. E quindi il fatto che la professione sottopagata, le condizioni di lavoro precarie, eccetera, eccetera, la facciano diventare una specie di missione di vita, quasi un volontariato, ok? È piuttosto triste. Questa è una responsabilità che, come diceva bene lei, i governi si sono rimbalzati tipo patata bollente, la cosa è ancora in piedi. Allora, una casa vecchia di mia suocera non posso affittarla perché non ha l'abilitazione, però pago i mutares, eccetera. Mirella, allora...
cosa diciamo alla fine? Tu devi ricordare qualche appuntamento, qualche... Sì, venerdì, sabato e domenica, ormai lavoro anche venerdì e fuori. Sabato e domenica siamo all'Expo di Bassano, perciò chi vuole come solito può venirmi a trovare, può portarci sia materiali di abbigliamento che generi alimentari che tutto, e siamo un po' dappertutto con i volontari perché ci telefonano dappertutto per andare a prendere di tutto e di più. Io ringrazio ancora di cuore veramente il direttore, tutte quelle famiglie, tutte quelle persone che anche questa settimana ci hanno mandato contributi in denaro, che possiamo fare questi assegni miracolosi, che se ne dica, che se ne pensi, questo è quello che serve alla gente, la borsa della spesa è vestire. E perciò io sono orgogliosa di presentare questa emittente Rete Veneta, ma sono orgogliosa di avere questi telespettatori e questa comunità così vicina alla disperazione delle nostre persone, dei nostri anziani soprattutto. Allora, un'ultima battuta, non si dega a nessuno, Davide Rossi voleva dire? Niente, io volevo fare un appello al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che possa in qualche modo favorire, portare a un maggiore equilibrio tra uomo e donna, se vogliamo, no? Tra marito e moglie, nelle esigenze e nei problemi delle separazioni e dei divorzi. Ecco, questo è quello che mi sembra. Temo che non, diciamo, non l'accontenterà, perché l'altro ieri è stato chiesto al Capo dello Stato, ma lei ritiene che si possa andare al voto? È una sciocchezza, e prima aveva detto che qualsiasi risultato sarebbe stato discutibile, quindi diciamo che non... Io l'ho dato, ma io sono pessimista. Grazie a tutti, e ci vediamo domani sera ancora con un dibattito sulla politica, sulla staffetta e quant'altro ancora, tra gli ospiti Bruno Cesaro e tanti altri. Arrivederci, buonanotte, grazie a tutti.